Alessio Basile, è stata una bella gara, alla fine Scauri è riuscito a portare a casa un risultato importante. Ah, sicuramente importantissimo, a parte i primi due quarti che abbiamo avuto un po' di problemi nella comunicazione, sinceramente, non disattenzione ma comunicazione, anche perché il grande pubblico qua a volte è un po' difficile comunicare con i compagni in campo ed è stato un attimino di sbandamento, però spogliatoio ci siamo registrati, terzo e quarto quarto penso che abbiamo dato il massimo e sono visti i risultati. La pausa pasquale per voi è stata quasi di lavoro, adesso si lavora in modo importante perché giovedì si deve andare a Fossombrone, un impegno importante perché bisogna chiudere immediatamente. Sicuramente, quello sì, infatti adesso abbiamo vinto, siamo 1-0, sicuramente ci dà una gran carica perché è una partita che aspettavamo tutti, però appunto non dimentichiamoci che giovedì dobbiamo andare lì e sarà sicuramente una gara ostica perché i playoff sono tutte partite a parte, non importa la classifica che arriva primo o ottavo, ma sono tutte gare da giocare subito, ecco. È un Fossombrone che un po' non vi aspettavate, perché in campionato aveva concesso il fianco a due vittorie, addirittura un'esterna 76-72. Adesso si ritrova praticamente rinato questa squadra, è un po' da rigiocarsi le proprie carte. Sì, ma ti ripeto, perché i playoff è un campionato a parte, non importa chi arriva secondo, settimo, ottavo, terzo, sono partite che tu ti giochi, mi piace dire anche fino alla morte, con grinta e con coraggio, indistintamente che tu arriva primo, ottavo, anzi a maggior ragione che chi è arrivato anche più sotto è più stimolato a giocare con avversari magari più grandi. Stasera abbiamo dimostrato comunque che sul campo ci siamo e questo è importantissimo. Nello spogliatoio tutte e 9 a stringere i denti insieme, si soffre insieme. Per forza, il gruppo è questo, la squadra è questo, il collettivo c'è, quindi dobbiamo solo continuare su questa strada. E poi il decimo, questa volta non l'undicesimo, è lì su, che ogni domenica vi incita ad andare avanti. Quello sicuramente, infatti è bellissimo giocare davanti a questo pubblico e penso che questa vittoria anche vada soprattutto, ecco, pure a loro, perché grazie anche a loro se abbiamo una spinta in più quando giochiamo. Grazie, in bocca al lupo per giovedì allora.